No, quando c'è in ballo, quando ci sono in ballo degli obiettivi importanti, è normale che ci sia grande tensione, quindi sinceramente non so neanche cosa fosse successo alla fine. E quindi c'è rammarico da parte nostra per questa sconfitta, perché la squadra penso che abbia fatto una grande prestazione, sia venuta a Lecce a fare la partita che doveva fare con grande dinamismo, con qualità. Secondo me abbiamo concesso poco, veramente poco, a una corazzata, perché per me presi singolarmente sono la squadra più forte del campionato per organico, e quindi è normale che ci sia questo finale di campionato avvincente e un po' di tensione in più. Anche là abbiamo perso 1-0, quindi è stata una partita combattuta fino alla fine. Ricordo che Auteri ha tolto, cosa che è successa poche volte, addirittura tre attaccanti, si sono difesi tutti sotto la linea della palla. Quindi la mia è una squadra che sinceramente, per quello che ha dimostrato in questo campionato, è ancora in ballo per una salvezza sofferta, e c'è rammarico, ripeto, siamo a 41 punti, sappiamo benissimo quello che è il nostro calendario e sappiamo benissimo quello che è il calendario delle altre squadre. In questo momento, e faccio anche un appello, riempiamo il nostro stadio sabato prossimo col Catania, perché veramente c'è in ballo una stagione. E ho sempre detto alla mia squadra di guardare in casa nostra, di non guardare gli altri risultati, perché anche oggi c'è stata delusione, ma sapevamo che il campionato era un campionato tosto fino alla fine. Ma essere ancora a 41 punti con quello che è il nostro calendario, non essere arrivati ancora a una salvezza tranquilla, ci porta rammarico, ma allo stesso tempo grande convinzione che dobbiamo uscirne da soli e a testa alta.